Siamo tornati in via Bartolo Longo, quartiere Carrassi di Bari. In tanti ci hanno chiesto come stesse Domenica, come stesse la farmacista e tutte le persone che sono intervenute per denunciare un comportamento particolarmente aggressivo, un comportamento da stalker da parte di un vicino di casa. Noi, il vicino di casa, avevamo anche tentato di intercettarlo per farci dire la sua versione dei fatti e perché si era accanito nei confronti di queste persone. Ma perché non parliamo un attimo tranquilli? Signor Alberto, possiamo parlare in maniera tranquilla di questa cosa? Riusciamo a parlarne tranquillamente? No, non si riesce a parlare. Io me ne vado, non è questo il problema. È che volevo capire il motivo di questa storia. Io sono qua giù col ciclo da gigante, sono due. Due loschi tipi che lo seguono. Riusciamo a parlarci tranquillamente, capire anche le sue motivazioni. Ma io comunque sono su via Giovanni Moduto perché cercherò di entrare in macchina. Cercherò di entrare in macchina, nessuno le impedisce di entrare in macchina, signora. Ci ha chiamati alle 4 stamattina, lei, alle 4 del mattino, mi ha chiamato il mio numero di telefono alle 4 del mattino e si è addirittura proposto di fare una donazione al giornale. Cioè lei si è fatto avanti per fare una donazione al giornale, mi ha chiamato alle 4 del mattino. Avevamo tentato di avere notizie da Alberto, una sua versione, ci siamo messi sulle sue tracce, alla fine con una maniera molto molto semplice l'abbiamo rintracciato e abbiamo camminato con lui con la speranza che ci dicesse qualcosa. Invece abbiamo avuto come risposta solo la telefonata ai carabinieri nel tentativo di far venire una pattuglia che potesse allontanarci da lui. Ebbene, questo è un fatto importantissimo, non ve lo ricordiamo a caso, perché proprio per il fatto che avendo il braccialetto elettronico, nel frattempo è successo questo, è stato sottoposto alla misura della restrizione con il braccialetto elettronico, il braccialetto ha potuto constatare che Alberto ha violato la restrizione, quindi si è avvicinato a chi non avrebbe dovuto vedere. Cos'è successo? È successo che a quel punto è stata aggravata la restrizione con gli arresti domiciliari. In questo momento Alberto è agli arresti domiciliari nella sua abitazione e secondo quello che ci è stato riferito, ma non è una notizia confermata, avrebbe un lasso di tempo quotidiano per badare alle sue esigenze essendo da solo, quindi per far la spesa in parole povere. Ma così come abbiamo potuto verificare personalmente venendo sul posto, lui ha interazioni costanti con la gente, intanto con chi eventualmente gli porta la spesa e quindi chiama, e ci chiedevamo se l'uso del telefono fosse consentito in questa circostanza, ma poi anche con qualcuno, lo vedete anche dalle immagini, che è nella sua auto, sicuramente non è un parente stretto, è nella sua auto e lui dà indicazioni dal balcone su cosa deve prendere o spostare, perché in quella fase non abbiamo compreso. Strano, se tu lo sai, perché ti affacci a parlare con chi ti sta spostando la macchina? Sai che dice quelli? Dice io, mio padre è un notaio commercialista, quello è così, quello è... La legge allora è bipartisan. Ho capito, ma se tu da casa puoi chiamare un negozio per farti portare la spesa o qualcuno, e lo so che sta sempre là a guardare, però dico, deve valere per tutti la cosa. La legge è uguale per tutti, ma nessuno è uguale davanti ad essa. Ci vorrebbe la virgoletta. Per me, ma nessuno è uguale davanti ad essa. Anche perché qua tutti lo sanno. Chiedo scusa, ma è lei che ha spostato la macchina del signore? No. No? Ma l'ha visto chi è in no, uscita? No. Sopra a lavorare, no. Ma a casa del signore? No. No, qua, questo portone è qua. Dico, ma non al primo piano. No, non lui sta facendo i lavori sopra. Sopra. Chissà chi gliel'ha spostata la macchina. Senti, lei infatti mi pare che hai ragione tu, perché l'altro ieri stava là. No, no, l'abbiamo visto noi, qualcuno in macchina. C'era qualcuno in macchina, lui dal balcone. Ma mi pare che sei qualche nuovo. No, non c'è nessuno, è uscito, siamo andati vicino. Dal balcone infatti, lui dava indicazioni. Non lo puoi fare. Quando abbiamo girato. Lui affacciato al balcone, dava indicazioni di spostare la macchina. Non lo puoi fare, è una trasgressione alle prescrizioni. E questo può portare ad andare in galera? Sì. Automaticamente fanno la segnalazione al tribunale e il tribunale mette l'ordinanza di custodia cautelare.
ma ci poniamo anche il problema di come vengano eseguiti e se abbia il braccialetto anche agli arresti domiciliari, misura che solitamente non viene concessa, anche perché dovete sapere, per chi non lo sa, il braccialetto ha un costo per lo Stato considerevole, quindi quando si combina la restrizione più severa, quindi quella dell'arresto domiciliare, si tende a evitare di far portare il braccialetto. Molti avvocati lottano per questa misura perché dà certezza di tutta una serie di circostanze e difficilmente viene concesso. Non abbiamo dato altri aggiornamenti, anche per non disturbare Domenica, che in questo momento sta vivendo una situazione di maggiore tranquillità, in considerazione anche degli arresti domiciliari. Tutto il vicinato è un po' più tranquillo, lo abbiamo sentito camminando qui per le vie del quartiere. Sta di fatto che l'avvocato che ha deciso di seguire gratuitamente Domenica e la sua famiglia è sempre pronto a intervenire nel caso qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, e quindi chiedere ulteriormente altre misure maggiormente restrittive fino, perché no, alla custodia cautelare in carcere. Per ora e solo per ora, da Carrassi è quasi tutto, lo stalker per il momento è neutralizzato, ma non sappiamo cosa potrà capitare in seguito.